rock and roll. Ha parcheggiato la sua auto sulla banchina del porto, ha attraversato la strada ed ha preso il caffè con gli amici come fa sempre. Poi è andato sulla sua vongolara, ormeggiata nella darsena, per fare dei lavori di manutenzione assieme ad un collega. Pochi istanti ed una colonna di fumo nero e denso si alza prepotente nel cielo. È la sua auto che brucia. Si è visto un po' di fumo uscire dai vetri davanti. Però poi ci siamo accorti che tutto era iniziato dal posteriore, dalla bauliera. Avete chiamato il soccorso? Sì, ho chiamato io i vigili del fuoco, sono arrivati il tempo che gli ci è voluto per arrivare. Brutta avventura questa mattina per un giovane pescatore di casa nostra che poco prima delle 10 ha parcheggiato la sua Nissan Qashqai lungo la banchina del porto di Fano in via Nazario Sauro di fronte al nuovo ufficio turistico. Per cause ancora in fase di accertamento, anche se dai primi riscontri dei vigili del fuoco pare che il tutto sia partito dal vano motore dell'auto, la sua auto, alimentata a gasolio, ha preso fuoco come un cerino al vento ed in poco tempo le fiamme hanno investito 3 scooter parcheggiati di fianco all'auto, vicino alle rastrelliere per le bici e ad una Mercedes classe A, vecchio modello. Completamente divorati dalle fiamme i 3 scooter e l'auto da cui tutto è partito, mentre la Mercedes è stata in parte salvata dall'intervento dei vigili del fuoco ed ha riportato danni solo nella parte anteriore. La chiamata alla centrale operativa dei vigili del fuoco è arrivata alle 10.30 e per agevolare le operazioni di spegnimento ed evitare conseguenze per i presenti, l'intera area è stata resa inaccessibile dalla polizia locale che ha chiuso temporaneamente la strada. Un lavoro, quello dei vigili del fuoco, delicato e non carico di rischi, perché il luogo dove si è sviluppato l'incendio è pieno di gente a quell'ora del mattino e la presenza dei pescherecci ormeggiati nella vicina banchina. I vigili del fuoco hanno evitato così il peggio, infatti la violenza delle fiamme avrebbe potuto investire anche il ristorante Scimitar, che è composto quasi tutto in legno, ormeggiato a 3 metri dall'auto, ed estendersi anche all'interno della palazzina dello Yacht, ristrutturata di recente, con conseguenze inimmaginabili. Scimitar salvo, invece, è palazzina che ha riportato solo danni esterni ed un'insegna fusa dal calore delle fiamme, ma nessun danno strutturale. All'interno dell'auto c'era del materiale, dei contenitori, forse di vernice o solvente, che una volta raggiunti dalle fiamme hanno alimentato ulteriormente il rogo, rendendolo ancora più aggressivo. In poco meno di mezz'ora però tutto era sotto controllo da parte dei vigili del fuoco. E quindi ora non rimane che rimuovere le carcasse dei 3 motorini e delle 2 auto, una delle quali è quella da cui è partito l'incendio. Ancora le operazioni vigili del fuoco e polizia locale per mettere in sicurezza tutta l'area.